Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo con DayZ, ci siamo rintanati in questa casa per passare la notte. Ho dovuto aspettare anche che passasse in temporale perché quando ho loggato c'era il diluvio universale, quindi ho dovuto attendere. Per fortuna è uscito il sole, quindi direi che possiamo anche uscire allo scoperto e proseguire. Allora, ci eravamo lasciati in questa casa che doveva essere l'ultima presente nella città. Ora adesso sono arrivato in città, proseguo e vediamo un po' com'è la situazione finché riusciamo ovviamente a rimanere in vita. Tra l'altro credo che ci sia anche abbastanza gente sul server perché quando sono entrato c'era la coda, quindi è chiaro che insomma qualcuno sicuramente c'è. Allora, ho già visto uno zombie che vediamo se riusciamo ad evitare di essere visti. Ok, tanto non mi serve entrare nella casa. Qui che c'è? Recensione dei campi e basta. Vabbè, proseguiamo in questa direzione. Vediamo un attimino come si evolve la situazione. Così andiamo a scoprire anche parti di mappa che non siamo mai arrivati perché ci hanno ammazzato prima. Quindi vediamo un po' come più avanti, insomma. Lì c'è una diga. Ponte, insomma. Allora, stavo vedendo che là ci sono delle case. Non sembra male come situazione. Vediamo un po' come. E soprattutto chi c'è. Togliamo qui la zona perché veramente tutto nuovo. Sembra un villaggetto di quelli turistici. Ok, andiamo a dare una controllatina veloce. Questi saranno i bagni, credo. O forse lo erano. No. Allora, non c'è niente. Le porte sono chiuse, quindi mi viene da pensare che potrebbe non esserci passato nessuno. Questo non è male, bella ottica da caccia. Purtroppo non ho fucili dove poterla montare, però intanto prendiamocela, poi se ci dice bene di trovare un bel fuciletto. Occhio, perché potremmo anche trovare magari persone che questa semagna hanno trovato riparo per la pioggia, quindi insomma occhio. Bottiglietta d'acqua. Altro mirino qua che non riesco a raggiungere e niente c'è, ma non riesco a prendere. Vabbè, sfiga cazzo, fortuna ce n'ho già uno perché altrimenti e niente non me lo fa. Vabbè, sta lì ma non me lo fa prendere niente. Dai, a parte i mirini, se mi desse anche un'arma non sarebbe affatto male. C'è una barca, ma che era? Mi aveva inquadrato qualcosa come se. Ah, è qua sopra. Scalo di corpi, ottimo. Che cazzo è? Oddio, mi ha fatto via un corpo! Mi ha fatto via un corpo, no così! Ho detto, ma che cazzo è? Cioè, avevi visto che cazzo del bug? Mi ha fatto. Aspetta, occhio che sento del movimento, ma potrebbe essere benissimo il vento. Mi ha fatto via un corpo perché pensavo fosse un player. Poi l'ho visto sull'arma. Ho detto, ma che cazzo? Ma che è un luogo posseduto? È una corda? Veramente mi ha fatto prendere in corpo. Porco Giuda, è spawnata malissimo, dannazione.
Non ci posso giocare sto gioco, fa prendi i corpi più i zombie che i player, dannazione. Allora, vediamo un attimino qui. Se riusciamo ad aprire queste porte. Aspetta, devo trovare un altro. Un altro mirino. Per quanto non sembra male, cioè in ottica, insomma, non sembra male, eh. Però se c'è la roba dentro i cassetti e non ce la fa più. Un po' rosico. Che è questo? Al fodero. Vediamo un attimo qua pure. Un altro mirino. Vabbè, questo è il villaggio dei mirini praticamente. Mirino da caccia, questo è intatto. Credo siano uguali. 4 per... Sì. 4 per, 8 per, 12 per. Però insomma tra i due vediamo se quello che sta un attimino meglio anche come condizioni generali. Quell'altro purtroppo non lo sapremo mai come stava. Qui, cappelletto di lana. Vediamoselo, va. Anche se forse questo ci ripara. Ah, sono pure i corpi. Non avevo manco visti. Sta roba ci sta qua nei pressi, oh. Questo non sarebbe male come posto per un'eventuale base per chi ci gioca. Infatti c'è già la terra un po' coltivata, eh. Dove sta attenzione. Se ci fosse pure una fontanella. No, è una panchina. È veramente un posto ottimo. Un altro mirino là dentro. Vabbè, non me lo fa acchiappare. Forse mi dovrei accovacciare. Però ci ho provato. Questo era un campo da pallavolo. Vabbè, lì ci ho guardato. Niente, possiamo andarcene. Grosso modo abbiamo guardato ovunque. Guardiamo anche sulle macchine. Se c'è qualcosa che... Più che altro per mangiare. No, direi di no. Allora, riproviamo, cioè riproviamo, riandiamo dalle parti della strada che è questa, quindi proseguiamola. Lì c'era tipo una strada tutta in terra però, eh? Pensavo fosse la diramazione della strada, invece la strada è più in basso. Quindi vediamo un attimino com'è la situazione qua. Qua sembrano esserci delle zone. Una zona militare qua. Allora aspettate un attimo perché. A parte che c'ho pure un po' fame. Allora, vabbè, poi con più calma cerchiamo di sistemare quello che abbiamo recuperato. Vediamo se starà qui intanto. L'acqua, come mi avete detto, meglio svuotarla a prescindere che ci sia all'interno, cioè già ci sia all'interno della bottiglietta. Purtroppo non abbiamo niente per disinfettarla. Abbiamo trovato diverse medicine, ma nulla che permetta di, appunto, di disinfettare. Però aspetta, queste c'è da sistemarle, c'è da controllarle un po'. Magari beh, parte una ruota. Sembra che non ci sia nient'altro. È un accampamento così improvvisato, insomma. Un posto di blocco più che altro. Non so dove porta sto posto, eh. Non so se magari abbiamo preso la parte. Oh, vedi la roba qua. Cazzo, apparecchiati qui sopra così. Si vale da pioggia, questi ci riprendiamo. Questa pure. Questa pure è un parolone. Questo lo mettiamo. Cazzo, lo mettiamo. Allora, tolgo un attimo sti kit del sangue, raga, che sicuramente poi ci tornava utile, però serve un attimo spazio. A parte che questa qua, soluzione salina, magari poteva tornarci comodo uguale. Questa ottica priva di zoom, lateralmente, bababà. Questa ce va. Questa va bene così. Mi serve un posto dove controllare un attimino con calma tutta la faccenda. Non vorrei che sia l'entrata della base militare. Allora, fammi una cosa, raga. Accucciamoci un attimo qui. E diamo una controllatina a quello che abbiamo recuperato un attimo al volo. Allora, abbiamo detto, questa la possiamo svuotare, purtroppo.
Mi dà solo bevi. Ah, ok. Mi dovevo arzampiare, se no non la riuscivo a svuotare. Da sdraiato a lui non le svuota le lattine qua. Ok. Questi sono pallettoni 00 calibro 12. Ora scambia, apri un attimo. Preferisco vederli che... A parte già ce ne avevamo 5, però va bene così. Cioè, preferisco vederli nell'inventario che tenerli nella scatola, perché sennò non mi rendo conto di averceli e quindi poi va a finire che quando mi servono non li trovo. Quindi questo va bene. E sta bottiglia però la lasciamo qua. Allora, buoni gli stivali, comunque non sono male. Questo qua, CR61, purtroppo non ci abbiamo caricatori. Questa Monti 380, questo è un caricatore per i 380, ma mi sa che non funziona. No, anche già la forma stessa direi che non è quello. E scarica, vabbè, intanto se la... ce la teniamo. Questa non può essere montata da niente. Non so se ci conviene lasciarlo questa, raga. Ottiche prive di zoom... Vabbè, per il momento teniamocela, poi dovesse servirci spazio, certo. Uno zainetto un po' più capiente non sarebbe male, se no devo togliere un po' di... sa togliere un po' di roba. Allora, questo magari mettiamo qua. Cerca di tenere magari la torcia a sti cacchi. Ok, questa per il momento teniamocela. Purtroppo... È una mitraglietta. È inutile avercela con un corpo solo in canna. Quindi ci serve per forza di cose il caricatore. Allora, io qui credo che la base militare prosegua su questa strada sterrata, perché il posto di blocco era in questa direzione. Almeno, cioè, la base o qualcosa che sia da proteggere visto il posto di blocco. Quindi proseguiamo qui e vediamo com'è la situazione. Tra l'altro devo pure bere. Dovrebbe avere qualcosina. Ci abbiamo... sì, sta specie di... birra. Non so che è sta lattina, insomma. Purtroppo non abbiamo... armi a lunga gettata. Parte forse questo. Beh, no, pure questo è un cacchio di fucile. Fucile a pompa praticamente. Quindi non sarebbe male ad avercene uno un po' più a lunga gettata. Non che le mitragliette sono migliori, però insomma, qualcosetta su cui magari montarci anche l'ottica. Insomma, non sarebbe male. Allora, lì c'è una capanna del cacciatore, credo. Sì, c'è pure una doppia capannetta. Andiamo a vedere un po' com'è la situazione là. Facile che magari possiamo trovarci una mappa o qualche vestiario anche per noi. O qualcuno che ci ammazza, che ne so. Allora, c'è un coltello e basta. Coltello da caccia. Questo è molto danneggiato, switchiamolo. Peccato. Non abbiamo preso quel fodero quando l'abbiamo trovato. Ho detto, vabbè, ma tanto che ci serve? E invece adesso ci sarebbe tornato comodo. Andiamo un po' qua. Allora, questo è per... scatola di colpi, so. Cazzo è? Norso, raga. No, ci manca pure l'orso, ci manca. No, Però quel rumore non mi è piaciuto. Cioè, quel verso non mi è piaciuto. Scale, palle, riga, ok. Dino, che cazzo è? Vabbè. No, questo è un cazzo di orso, credo.
Ah no, è un... che è un... Dio quanto lagga. È una mucca, pare. È una mucca, è un... che cacchio ne so, che cos'è? Vitellino, che è? Vabbè, non ci vado a sprecare, per quanto sicuramente ci dava cibo come se non ci fosse un domani, però... dacci a sprecare corpi e farsi sentire soprattutto, magari no. So che ora mi starete maledicendo, scrivendo nei commenti: ah, che fai? Vai lì, che tutta roba buona. Io pensavo fosse un orso, in verità, dal verso, che ne so. Invece no, per fortuna nostra no. Fortuna nostra no. Rovine abbandonate qua. Allora, io continuo a seguire, diciamo, la strada. Avremmo potuto fare un bel po' di bistecche, sicuramente, se fossimo riusciti ad ammazzarlo. Perché corre pure un casino, e appunto, non avendoci un'arma a lunga gettata, mi sarei dovuto avvicinare pure tanto prima di poterlo a colpire con certezza. Se no iniziava a sparare da lontano, a parte te facevi sentire eppure troppo. Dove porta sta strada? Altra cosa, insomma, andavamo a spiegare pure un po' di proiettili. Per quanto ne avevamo trovati diversi, abbiamo anche trovato un'altra scatola, quindi a questo punto di vista siamo parati. Però insomma, andare in giro a sparare per la foresta magari non è il massimo. Ci vado a portare sta strada e spero di non tornare indietro, più che altro perché non so, non ho un'idea. Proseguiamo, facciamo un po' di esplorazione nella foresta, ragazzi. Abbiamo visto anche della fauna locale, anche se c'aveva qualche problemino di movimento, però insomma, grosso modo l'abbiamo visto. Adesso l'avevo scambiato per un orso, in verità, visto che quella poteva essere effettivamente una capanna dove magari si andavano a rintanare o a dormire, perché poco prima appunto c'era quella del cacciatore, i vari appostamenti. Allora, lì c'è una colonnina. Qui la strada si divide e noi proseguiamo dritti. Tanto non ho idea di che parte stiamo andando, quindi l'importante è non tornare indietro. Grosso modo, da qualche parte ci porterà sta cosa. Pensavo fosse effettivamente la strada per la base, invece non è così. Invece non è così, là c'è qualcosa però. Ma c'è qualcosa. Ok, ci sono delle case. Quindi possiamo controllarle assolutamente. A parte che l'ottica, volendo, potremmo utilizzarla anche senza fucile per controllare un po' la situazione da lontano. Iafa. È pure ottima, insomma, non è rovinata né niente. Sembra che non ci sia nessuno, in verità. Sembra non ci sia nessuno. Il caminetto è spento, quindi nessuno ha... C'è uno zombie, però. E uno zombie. Sì. Però non so se è uno zombie nato perché siamo noi nelle vicinanze oppure che cosa? Vediamo un attimo. Siamo in campana, raga. A parte che cammina così. Ci sentono arrivare praticamente. Ah, attenzione, c'è qualcuno che sta
Facendo una base, mo due sono le cose, o stanno già qua, stanno ancora qui, oppure no, mo speriamo di no, che è altro, a parte che, beh, ci può entrare da sotto, secondo me è una cosa abbandonata. Sì, questa è una sardatrice, al sacchiotto. Per il momento sembra abbandonata, poi magari la stanno ultimando ovviamente, manca la parte sotto, poi una volta che fai la parte sotto stai a posto, là pure ci stanno gli altri pali, quindi per il momento gliela lascio pure aperta, però stiamo attenti ugualmente. Questa è sta cosa per saldà, lì c'è una macchina. Però devo stare un attimo in campana, raga, perché... Vabbè, quello zombie, magari sì, siamo stati noi la causa dello spawn, però comunque prestiamo un attimo attenzione. Sta... Oh, quanti? Ah, danneggiati, dannazione. Aspetta un po', questi stanno a cercare di risistemare. Questi stanno cercando di sistemarselo. Preparazione pneumatici, radiatore e luci. Vabbè, damose la pistola, solo portamose via. Il resto damose. Beh, o piano piano se se la sistemano è tanta roba. Sta abbastanza sperduto pure sto posto, eh. L'unica cosa è se muori devi ritornare qui. Quella cosa. Quella è l'unica rottura di scatole di queste tipologie di giochi. E non potendo scegliere lo spawn, sei costretto a poi ritornare lì. Allora, purtroppo quella casa non possiamo utilizzarla per passarci, diciamo, il giorno. Quindi dobbiamo proseguire. La pistola intanto se la siamo presa, quindi è già una buona cosa. Ma devo vedere un attimo se c'è il caricatore e tutto, o se è solo carica e basta. No, c'è anche il caricatore, ottimo. I 380, tra l'altro c'è un altro qua, quindi possiamo, ottimo, switcharli. Ok, però switchiamo così perché questo ce n'ha già 8 di corpi invece che quell'altro ce n'ha 6. Ok, ottimo. Vabbè, dai, ci abbiamo recuperato una pistoletta. Non è niente di che, però perlomeno qualcosina l'abbiamo recuperata. Tocca trovare riparo perché qua si stanno volando nuovamente, pare. Quindi assolutamente non voglio passare la notte fuori. Speravo di trovare una casa che, a parte quella lì, veramente sperduta in mezzo al nulla, non abbiamo trovato niente. Lì c'è un camion mezzo distrutto. Vedete, se starsa il vento, appena se viene il vento inizierà a piovere. E vabbè, mangiamo dopo, raga. Ho visto che stiamo... Cazzo, eh? Siamo un attimo messi male, ma non voglio perdere tempo. A parte che tra 10 minuti poi avviano pure il server. Quello te caccia via prima, insomma. Allora, diamo un'occhiata qui velocemente. C'è una biforcazione nuovamente. C'è un cacchio di niente qui. E proseguiamo dritti ancora, raga. Non so se magari la strada giusta era a sinistra o a destra. Proviamo ad andare di qua. Alla fine non è stata una buona idea. Cioè, una buona idea, ovviamente, non sapendo dove andare, una strada andava l'altra. Certo, tra le due forse continuare la strada asfaltata prima o poi ci avrebbe portato sicuramente in un... in una città, insomma, un paese. Però mi aveva fatto culo il fatto che ci fosse quel posto di blocco, diciamo, all'inizio di questa strada asfaltata, di questa strada in terra.
E quindi ho detto magari è la parte, che ne so, l'altra entrata della base militare. E invece magari lo è effettivamente, ma stiamo veramente camminando da tanto tanto tempo e non mi sembra che ci stia. Stiamo trovando qualcosa, a parte veramente quella casa abbandonata in mezzo al nulla. Lì c'è un'altra base del cacciatore, qui la strada sale e qui scende addirittura. Allora, fammi una cosa, visto che appunto si sta sloggando e si sta nuovamente annuvolando, direi che questa capanna qui è assolutamente ottima per passarci del tempo e poi decidiamo bene dove andare. Purtroppo non posso manco vedermi la posizione. Ok. Trappola per orsi, guarda che sto bastardi. Guarda, sti bastardi, due ce ne hanno messi. Sti bastardi. No, posso manco togliere. Niente, se la pigliamo in del secchio, raga. Tocca proseguire. Però aspettare che devo mangiare qualcosa. E sti bastardi mettono le trappole per orsi. Vediamo se sto vasetto di miele, che perlomeno sappiamo che è. Quell'altri stava pure nel cespuglietto, insomma. Fortuna cioè, avevo visto che c'era qualcosa, quindi ho messo la cosa di prossimità per vedere, magari era qualcosa che avevano lasciato per terra. No, è iniziato a piovere, cazzo. Porco Giuda, niente, tocca a me, regà. Che cazzo che hanno messo la trappola qua? Possibile che non si può spostare, non si può fare niente con questa trappola? Scusa un attimo, ma se gli vado vicino vicino, c'è modo tipo per farla scattare in qualche modo? Cioè, magari non troppo vicino da farla scattare. Questa cosa non si può muovere in nessun modo. Non c'è interazione, non c'è niente. No. Niente, vabbè, non me la voglio rischiare, sinceramente. Sinceramente non me la voglio rischiare. Vabbè, proseguiamo, raga. Magari tra la copertura delle piante e quant'altro non ci bagniamo più di tanto, però. Stiamo a proseguire lungo la strada, almeno ancora. Sì, sta andando verso su. Sfiga, oh, pensavo che avesse smesso di piovere, invece si è riannuvolato, dannazione. Ci mancava pure. Aspetta. Mi pare di vedere qualcosa laggiù. Ho messo a sbagliare io e effettivamente c'è qualcosa. No, mi stavo a sbagliare io. Alla grande proprio. Mi sembra di aver visto un'altra di quelle torrette, quindi speravo di essere salvo, invece no, mi sono proprio sbagliato alla grande. Allora, ritorniamo un attimo dalle parti, eccolo qui, il sentiero, proseguiamo, raga. Mannazione. Ci mancava pure che se. Che ci prendevamo l'acqua. Una macchina. Aspetta, potevano fare che uno si poteva mettere dentro una macchina. Allora, siamo sbucati su una strada asfaltata e lì c'è un cacchio di niente, mi pareva una casa. Niente, vedo cose che non ci sono. E niente, qua ovviamente che caspita ne so. Ah, mancano 5 minuti. Mettiamoci ancora nel bosco, almeno un pochettino ci riparo. Sentivo dei rumori, però non so se sono magari dei tuoni o dei spari. Non lo so. Noi proseguiamo, raga. Mi serve un posto dove ripararmi, dannazione. Ripeto, la possibilità di ripararsi nella macchina sarebbe interessante. E niente, guarda come cazzarola piove. Dai, recupera un po' di stamina. Andiamo dall'altra parte. Dovesse passare qualcuno.
Che cazzo di sfiga. Dai, 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 dai. 4 minuti. Vorrei evitare di sloggare nel mezzo del niente. Poi magari mi fa sloggare un po' dietro e batta ricordando caspita stai poi. Non sta proprio a buttare acqua come se non ci fosse un domani. Una casa, vedo. Una casa, una casa, una casa, una casa. Dai, 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 dai. Dai, server, non mi buttare via. Mi far uscire prima di arrivare in un posto migliore. Dai, 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 che manca poco. Fammi recuperare un attimo la stamina. Proprio per il momento non ci ha dato il simboletto che siamo bagnati. Poi non so com'è la situazione. Ecco, ma l'ho chiamata, oh. Ma non è uscito, boom, subito. Sapete che sarà scordato pure lui. Allora, è dentro, 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 dentro. Credo siano dei tuoni. Che era sta cosa per terra? Una giacca? Giacca che comprare la donna. Cos'è che ci avevamo bagnato? Praticamente tutto. Porco Giuda. Strizziamola un attimo a sta cosa. Ti ha detto bene che abbiamo trovato qualcosa, però troppo abbiamo dovuto aspettare, dannazione. I pantaloni pure li potremmo strizzare, eh? Sì. Sarebbe da accendere un fuoco, però vediamo un attimo. Lo zeno mi pare che si possa strizzare, infatti. Ma il super si può strizzare, no? Guanti sì. Cazzo, ha messo i guanti. Dai, 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 mancano 2 minuti e voglio uscire prima. Ok. E questo pure. Anzi, ci mancava pochissimo e ci ha dato il segnale che eravamo fragili. Certo, questo rimarrà perché comunque sia, non è che vada meglio su umidi. Questo è umido. Siamo comunque umidi. A parte il marsupio, magari il marsupio che c'è ma dentro è un po' di roba in verità. Un po' di roba in verità. Questo ce lo teniamo, i guanti, vabbè, sti cazzi, le vitamine lasciamo qua e questo per il momento lo lascio qui. Poi vediamo, la giacca alla donna. Il resto è tutto umido, vabbè, bagnato lo zaino, ma insomma. Vabbè, dai, devo uscire, sennò non serve essere via. Allora, ragazzi, direi che ci possiamo appunto salutare qui. Io come sempre vi ringrazio per la visione, per fortuna siamo riusciti a scamparcela pure per questa volta. Io, ripeto, vi ringrazio per la visione. Se vi va, iscrivetevi al canale perché ho visto dalle statistiche che molte persone guardano i video però non sono ancora iscritti. A voi veramente non costa niente, a me date una grande mano. Quindi se vi va, tastino iscriverti, è gratis per tutti. Niente, ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao ciao!